Ferro, ovvero come lo Star System può essere una delle macchine mangiapersone più distruttive che ci possano essere. Finalmente ho trovato il modo di dirlo, che è questa storia, in questo film, e allora la storia la racconto davvero. Guardo il mondo dal filtro delle cicatrici, dove li vedo come fossero i miei superpoteri. Mancata accettazione, depressione, ansia, dipendenze. Te le porti dietro queste cose. Mi vestivo ogni mattina di un corpo che non era il mio. Arrivò il grande problema. Tiziano Ferro ci accompagna in questo documentario, dal titolo appunto Ferro, nel quale racconta tutta la sua vicenda di artista da un punto di vista diverso da quello al quale siamo abituati quando andiamo ad accostarci a un documentario di questo genere, appunto di tipo star systemistico, cioè quando ci viene raccontata l'ascesa, la grandezza di un artista. E Tiziano Ferro ci vuole raccontare come questo sistema che l'ha voluto così come l'abbiamo potuto conoscere noi, soprattutto agli inizi, sia stato in realtà una macchina distruttiva per la sua personalità. E che dopo grande difficoltà e grande fatica, in una serie di passaggi importanti nella sua vita, egli è riuscito a recuperare e stabilire appunto la sua vita, la sua identità, diversamente da quello che le case di produzione discografici volevano da lui, proprio per renderlo un oggetto vendibile. Ecco che all'interno di tutto il percorso di questo bellissimo documentario, a mio avviso, egli fa un atto di, tra virgolette, amore verso i suoi fan e verso le persone che lo conoscono. Vuol raccontare a tutti come una persona della sua importanza, della sua fama, in realtà abbia vissuto, dei momenti molto difficili della sua vita e che con l'aiuto di altri, con la forza delle persone che gli vogliono bene, egli in parte o quasi totalmente sia riuscito ad uscire da questa grande difficoltà, da questo grande disagio interiore. Quello che consiglio io è di vedere il documentario e al limite ascoltare la spiegazione, perché adesso cominceranno anche delle parti un po' di spoiler. Altrimenti ascoltatela liberamente e poi visionate il documentario, cercherò di essere un po' vago. Il buon Tiziano Ferro parte con la descrizione della sua entrata nel mondo della musica, che è avvenuta appunto negli anni 90, laddove egli era inizialmente un ragazzone, di 130 kg, molto dotato, molto bravo, lo si vede in alcuni contenuti di repertori di sua appartenenza, filmati che aveva realizzato magari durante qualche karaoke, qualche concorso, con il timbro già formato, come quello che possiamo conoscere noi, non era riuscito e non riusciva a trovare un contratto discografico che potesse valorizzare le sue capacità. I suoi manager, racconta come è arrivato a dei manager importanti, continuavano a provare a proporre le sue canzoni, le sue opere, insomma, avevano continui rifiuti. Tiziano capisce che il problema è il suo aspetto fisico, pertanto cosa fa? Comincia a non mangiare. Per cui il Tiziano che noi abbiamo conosciuto nelle sue prime apparizioni era un Tiziano che era giunto quasi alla bulimia o anoressia perché si rifiutava di mangiare per essere quello che il pubblico si aspettava, per essere il cantante vendibile, piacevole e desiderabile da parte del pubblico sia femminile e non solo. E questo è il primo step della sua crisi identitaria. Perché lui, racconta nel video, si sentiva ancora una persona del peso che possedeva precedentemente, ma che indossava un costume, una maschera. E questo è stato, cioè, uno dei primi ostacoli molto pesanti che ha dovuto superare, insomma. Poi si avvicinano altre situazioni nelle quali un cantante si trova a suo malgrado, ma soprattutto i discografici, appunto lo Star System, ti spinge ad assumere atteggiamenti, comportamenti, relazioni, situazioni che siano poi vendibili e spendibili al fine di poter poi
recuperare più fan, recuperare interesse e poter vendere maggiormente. Ma Tiziano non era quello che stava facendo vedere al pubblico, addirittura già si vociferava di una sua possibile omosessualità che traspariva dal modo di stare, dal modo di vestirsi, dal fatto che non era mai in compagnia di ragazze, il fatto che non aveva relazioni burrascose tipiche delle star, della musica e non solo. E a questo punto gli si chiedeva di farsi fotografare con amiche, con conoscenti, pur di creare il personaggio che in realtà egli non era. Addirittura parla di una situazione molto imbarazzante nella quale egli, quando arrivava in Francia, i suoi discografici della Francia lo facevano vestire nei bagni dell'aeroporto con abiti diversi, proprio per non far trapelare questa sua identità, questo suo orientamento, insomma. E quindi a forza di dai, Tiziano si sentiva sempre più solo, sempre più isolato e sempre meno capito, perché non poteva raccontare al mondo e fare il suo famoso coming out, perché all'epoca il rischio era quello di distruggersi la carriera, e questo era il consiglio che gli veniva dato anche dai discografici, perché a un certo punto su questo piano egli esplode e dice: io non posso più stare zitto rispetto a questa cosa. E inizia una cosa ancora più grave del non mangiare, quello di bere, si butta sull'alcol. Alcol che lui non aveva mai conosciuto, che non aveva mai utilizzato, perché è sempre stato un ragazzo abbastanza moderato nei comportamenti e negli eccessi, ma in una sera di disperazione, grazie anche ai suoi musicisti, ha conosciuto questo strumento per anestetizzare i propri dolori, per anestetizzare le proprie paure, e da lì non se l'è più tolto di dosso. E quindi vediamo questa evoluzione nella quale poi Tiziano è arrivato a un certo punto ad essere talmente dipendente dalla sostanza che non era più sobrio e viveva quasi tutta pienamente la sua giornata in uno stato di costante distacco, insomma, dalla realtà, tipico degli alcolici, insomma. E allora qui viene avanti la parte interessante collegata al fatto del suo coming out, del fatto di dire a tutti che comunque dirlo pubblicamente, insomma, che comunque il suo orientamento era quello omosessuale, e di poter vivere liberamente le sue relazioni, probabilmente perché Tiziano Ferro di fondo è una persona che ha bisogno della sua autenticità, e in un momento di grande fama ha voluto rischiare, dire: lo dico perché non ha senso vivere una vita finta in questo modo, preferisco che la gente sappia la verità e poi giudicherà. Suo giudizio, appunto, la risposta è stata positiva, perché le persone lo hanno capito, i fan lo hanno capito, se ne è parlato, sono uscite tante cose cattive, tante cattiverie, tante meme, tante questioni tipiche, però poi alla fine la cosa è stata accettata per la gioia e la felicità, insomma, interiore anche del cantante. E da questo punto poi Tiziano Ferro è riuscito ad entrare in alcune comunità, in alcuni gruppi di mutuo aiuto collegati all'alcolismo e alle dipendenze, ed è riuscito a entrare nel controllo un po' alla volta di questa sua dipendenza, proprio aiutato da queste persone e dai contesti, insomma, in cui si tengono questi seminari o questi incontri per imparare a gestire e a superare la dipendenza. Qui si arriva poi alla parte dedicata al marito, alla persona che vive con lui adesso a Los Angeles negli Stati Uniti, e di come loro vivano una vita totalmente normale, priva di eccessi, priva di cose plateali da rotocalco, proprio perché Tiziano Ferro dice: io volevo una vita normale, voglio una vita normale, ho vissuto come persona fittizia fino adesso, voglio vivere una vita da persona normale nel mio essere artista. E quindi, appunto, racconta tutta questa sua vicenda. Ci sono immagini del matrimonio, ci sono immagini della loro vita vissuta attualmente in casa, sempre in uno stile relativamente sobrio, insomma. E tutto ciò è molto ben costruito e ben presentato in un contesto generale dove, appunto, si vuole passare il messaggio che l'artista non ha utilizzato questo documentario per sponsorizzare se stesso, ma per utilizzare se stesso come medium e far capire alle persone in difficoltà che anche loro possono essere aiutate. Per cui c'è un plauso, appunto, da fare a Tiziano Ferro, che ha scelto di mettere in campo la propria vita privata per far capire che comunque chi è in difficoltà come lui ce la può fare, e quindi racconta tutto il contesto dell'essere riuscito ad emergere dal problema dell'alcolismo. Il marito ne parla, racconta come lui poi
adesso faccia parte di questi gruppi come sponsor, viene chiamato come aiutante, come la persona che aiuta le persone, li accompagna per mano in questo percorso di guarigione, di uscita dalla dipendenza, e appunto racconta tutto il contesto di vita. Ecco, questo a grandi linee è il contenuto del documentario. A livello stilistico ritengo interessante la modalità di messa in scena che hanno utilizzato, non so se sia voluta o meno, però Tiziano Ferro è sempre o spesso rappresentato, quando racconta la sua vicenda, con l'intervallo delle immagini di repertorio, di immagini costruite ad hoc per il documentario, sempre rappresentato all'interno della città, una città però ripresa con ottiche molto larghe, quindi sfocata, e dove la sua figura, tra virgolette, emerge dallo sfocato dello sfondo. A livello linguistico questo può voler dire un paio di cose, due o tre cose. La prima è che comunque una grande realtà come una città come Milano o Los Angeles possono inghiottire le persone se non si sta attenti, cioè il fatto che la città ti inghiotte. Lo sfocato può dire che comunque la città nelle sue bellezze è un'amalgama di cose, di persone, quindi può diventare appunto un contesto che ti può sia abbracciare ma anche ti può assorbire. E forse anche questa è un po' la parte che Tiziano Ferro vuole far capire, cioè il fatto che vivere in un contesto come il Latina, da dove presumo egli venga, quindi quell'area lì dell'Italia centrale, del Lazio, insomma, quindi quella campagna, quell'area lì, è un ambito, un ambiente più provinciale, quindi più raccolto, più vicino. La grande città invece ti può inghiottire, e se da un lato ti permette una vita nell'anonimato perché non vuoi essere riconosciuto, dall'altro può nell'anonimato renderti una persona molto sola. Quindi sicuramente uno dei leitmotiv è la solitudine e l'incapacità di poter dire agli altri, raccontare agli altri i propri drammi interiori, e appunto la cosa viene ben rappresentata all'interno di questi sprazzi di intervista. Poi ci sono tutte le immagini della vita quotidiana, insomma, dell'artista, e quello già ha un colore, una luce più calda ed ha un sapore molto più intimo, cioè viene mostrata la vita personale dell'artista con il marito e non solo, in maniera molto più intima, più confidenziale, più spontanea. Ecco, quindi questo si può dire dal punto di vista tecnico. Viene citata la sua partecipazione a Sanremo e viene portata come, diciamo, culmine, l'ultimo Sanremo, quello che è stato fatto prima del lockdown, è portato come culmine del raggiungimento sia del successo a livello proprio d'artista, ma anche il successo come persona che è riuscita a farcela, a vincere contro i propri demoni, contro le proprie difficoltà, perché adesso proprio lui racconta di essere entrato in uno stato di equilibrio personale positivo, dice c'è ancora del lavoro da fare ma sono molto molto più felice. Ed ecco, quindi un plauso a Tiziano Ferro, che ha voluto utilizzare la sua immagine e ha voluto mettersi in gioco al fine, presumo da appunto la sensazione che si ha alla fine del documentario, di far capire come anche una persona della sua fama, una persona delle sue capacità, può scivolare e vivere un dramma interiore, un dramma della vita, ma allo stesso tempo con l'aiuto di persone esterne, quindi non bastano i soldi, il potere, ma ci vuole la fiducia negli altri, con l'aiuto delle persone si può uscire, si può essere aiutati a guarire, ad uscire dai propri problemi esistenziali, e che è importante vivere una vita autentica, non una vita finta costruita. Presumo che questo nasca anche dal fatto che, se si osserva ultimamente, sempre per i ragazzi, da quando è esplosa la realtà dei social, quello di presentare una vita fittizia è diventato un po' lo sport giocato da tutti, quello di far vedere quello che non c'è, ma in realtà in profondità vivere una tristezza interiore che non è la realtà, no? Ecco, quindi presumo che Tiziano Ferro su questa base abbia voluto proprio in un certo senso far capire che è importante essere se stessi e non persone costruite, perché prima o poi comunque i conti con la propria identità si bisogna fare, quindi è fondamentale essere così.